quando stavo per salire per l'ultimo premio che ho preso, che era la regia, ha detto: New York, la grande mela, e Hollywood è, per me questa notte è un grande capezzolo. Non gli c'è un silenzio di tomba. Io mi dissi: ecco, ho rovinato tutto. Prima di partire con il film, incontro per caso Gillo Pontecorvo per la strada e lui mi guarda un po' aggressivo e ostile, dice: mi hanno detto che stai per fare un film con Marlon Brando, ti dico solo una cosa, io le ultime settimane di Quemada andavo sul set con la pistola in tasca, speravo che Brando mi desse occasione di ucciderlo. Quando facevamo 900, il capo macchinista mi portò nel camion dei macchinisti, dove lui col gesso aveva scritto la lunghezza di ogni carrellata che facevamo. E c'erano dei chilometri di carrellate fatte nel film, non ricordo quanto.